Francesco Loi, il Tortoli giocava in anticipo per guadagnare un giorno in vista della gara di ritorno di Coppa Italia e ci si chiedeva sarà bello concentrato per continuare a vincere. Avete vinto domenica scorsa il campionato di Budoni, continuate a vincere in campionato 3-1 al Terni. Sì, sì, partita importante contro una squadra di alta classifica che per buona parte del campionato ambiva anche al primo posto, quindi da affrontare molto concentrati, con la formazione migliore possibile. Avevo chiesto ai ragazzi una partita importante, mi hanno accontentato perché era quattro partite tra Coppa e Campionato che non vincevamo in casa, arrivavamo a quattro pareggi ed era giusto dimostrare di essere ancora condizioni mentali più che positive. E soprattutto era una tappa molto importante in preparazione della partita che ci aspetta mercoledì in Coppa. Tu sei molto legato ai tuoi giocatori, difendi a spada tratta in ogni occasione. Oggi contentissimo perché Figos, dopo che si fa il solito mazzo, riesce a fare un gran gol. Viani, che a centrocampo lo vediamo in grande forma, va a fare il raddoppio, e Niedu, il tuo cannoniere, va a fare il tris e a continuare questa scalata in vetta alla classifica marcatrice. No, sono molto contento perché sai, comunque quando la squadra gioca bene, poi i nostri attaccanti riescono a finalizzare una gran mole di gioco. Oggi sono ancora più contento perché il primo gol è nato da una mia richiesta negli spogliatoi, dove Alessio si è inserito anziché nella sua solita posizione, partendo defilato sulla destra, e Marco è andato a fargli da sponda, cosa che solitamente accade spesso il contrario. Poi il gol di Christian sicuramente corona un periodo di condizione molto buona, un campionato fatto da protagonista ad alti livelli. E il gol di Marco è importante perché comunque la squadra ci tiene che lui vada avanti anche nella classifica cannonieri, possibilmente che arrivi a fine anno a un bottino di gol più importante possibile, che già è molto significativo quello che ha fino a oggi, considerando che è anche uno dei cannonieri della Coppa nazionale. Questa dimostrazione che è un giocatore che merita palcoscenici diversi. Però sono molto contento poi anche del lavoro che ha fatto lo staff anche questa settimana, dove anche persone che solitamente vengono citate poco danno un grandissimo contributo. Faccio l'esempio del nostro medico sociale Mimmo Lerede, che anche oggi ha lavorato per noi per cercare di recuperare Cocco in extremis per mercoledì. I risultati si ottengono solo quando ci sono persone che lavorano anche sotto traccia e lavorano bene, sono dei professionisti e bisogna rendere merito a tutti. Quindi Francesco, adesso la curiosità è vedere che farà il Tortoli mercoledì in Coppa Italia. Partite dal 4 pari, che vi penalizza perché dovete e siete obbligati a vincere. Però il Tortoli più viene messo all'angolo, più viene dato per spacciato e più riemerge. Ma bisogna vedere come si interpreta. Cioè, io ti faccio un esempio. L'anno che sono arrivato in semifinale ci sono arrivato perdendo tutte le partite fuori casa. Quest'anno sono ancora imbattuto, come siamo ancora imbattuti come squadra. E il fatto che siamo imbattuti significa che comunque per gli avversari non sarà semplice affrontarci. È ovvio che abbiamo una partita molto difficile, dobbiamo fare un'impresa. E ci stiamo preparando per provarci. Ci metteremo tutto l'impegno possibile e immaginabile, quello che abbiamo profuso anche oggi in campo. Vogliamo toglierci una soddisfazione, ci proveremo fino alla fine, se poi la squadra avversaria dimostrerà di meritare il turno, di passare il turno più di noi, faremo i complimenti da sportivi quali siamo e rispetteremo il verdetto del campo. Però noi dobbiamo dare tutto perché lo dobbiamo a noi stessi prima di tutto. Grazie Francesco, complimenti per l'ennesima vostra vittoria, il ritorno alla vittoria qui a Girasole, e in bocca al lupo per mercoledì, perché comunque sappiamo che non siete ancora sazi. Assolutamente no. Grazie.